tutti con le Ferrari o con le Lamborghini qua da noi. Qua da noi arrivano Luca sgommando. Luca Ranzani TV con noi. Sgommando arrivano. E faremo, chi è? E chi è Luca? E chi è questo Luca Ranzani? È un intervistatore, ma io guarda, lo conosco tramite MC Ivano, che a sua volta è stato intervistato da lui. Ma guarda qua, ma guarda che combinazione, ma quanto è piccolo il mondo, quanto è piccolo il mondo. Quindi lui intervista prettamente. Intervista. Ah, okay, praticamente okay. Io ho anche spulciato i suoi social, che dopo andremo a vedere qualcosina riguardo. Sì, c'è sì. Il canale YouTube di Luca Ranzani, che è pieno un tempo di interviste ai cantanti o a artisti in generale. Quindi è anche interessante come personaggio. Adesso ci facciamo raccontare direttamente da lui tutto ciò. Ci sei Luca? Anzi, ciao. Vieni, vieni con noi, così. Proprio Frank devi entrare, devi andare. No, sta sgommando. Eccolo con noi, ciao, Luca Ranzani. Luca. Che figata, io voglio i suoi capelli però. Eh sì, dopo te li do. Dopo facciamo uno scambio. Ma la parrucca veramente potevi darla a lui. Ma dopo facciamo uno scambio. Vabbè, a casa non sapete cosa sta per succedere. Eccoci qua, Luca Ranzani. Come ciao, stai tutti, Luca? Tutto bene, una figata. Il vostro programma è una figata. Salutiamo super, guardando lì. Siete super super simpatiche. Adesso mi stavo orientando. Aspetta, sono io che ti ho messo praticamente il microfono. Allora, Franci, ecco, voilà. Vieni, guarda. Così oh, va bene. Prova, così, aspetta. Così va bene. Così, così, così va bene. Così, Luca, Luca, così. Guarda, così. Così. Okay, non ci credo. Vabbè, comunque, ragazzi, siamo qui con Luca Ranzani con noi. Carichissimo. Stavamo dicendo anche qualcosa sui tuoi social, su YouTube. Ma su TikTok, io non sapevo che aveva TikTok. Quanti canali hai? C'ho 5-6 canali su TikTok, 20.000 follower. Sto avendo più successo su TikTok che su YouTube. E guarda caso sei su TikTok on air, ovviamente. Infatti, quale trasmissione migliore? Comunque Luca, andiamo a chiederti qualcosina. Okay, okay. Assolutamente, adesso ti intervistiamo noi Luca. Okay, sei pronto? Poi ricambiamo. Va bene, ok, va bene. Va benissimo. Prima pronti domanda. Anche da casa. Prima domanda, vai Franci. Un gioco premi anche questo sembra. Prima posso domanda. Chiedere l'aiuto sì. A casa. Pronto? L'accendiamo. Allora, Luca, vai. Da quanto tempo intervisti gli artisti? Allora, posso chiedere sempre aiuto a casa, no? Sì, 50-50. Dal 2014 ho iniziato a intervistare, cioè in realtà prima facevo rapper nel mio periodo trasgressivo. Poi dopo ho detto, dovevo farmi un'intervista, allora ho detto, non posso essere l'unico scemo che si fa l'intervista, quindi ho iniziato a intervistare artisti. Okay, giusto, giusto. E dopodiché ho iniziato a fare interviste e ho mollato l'era rap. Ok. Ah, ok. Bene, quindi poi ti sei buttato su altro. Benissimo, dal 2014. Esatto. Quindi, ma lo fai solo sui social o è anche nella vita privata? No, allora, inizialmente Sì. No, inizialmente lo faccio solo sui social, poi mi piacerebbe trasformarlo anche in un lavoro prima bene, o poi. Bene, sono ambizioso. Ah, bene, fantastico. Vediamo già un commento da Chris Lauren. Grande Luca! Pom! Bella Chris. Ciao Chris. Grazie Chris, seguici. Luca qua è una forza, veramente. Ma io ho un'altra domanda per te. Va bene, vai. Va bene. Allora, l'intervista più interessante e più bella che hai fatto. Allora, ce ne sono due in realtà. Due punti. Esatto, e quindi due. Parlando di Funky, ok, sarei Grido dei Gemelli Diversi. Wow, ex fratello di J-Ax. Beh, spettacolo, va bene. Perché io mi ascoltavo i suoi CD, quindi per me è stato un sogno intervistarlo. E poi Wad di Radio DJ, che poi stare negli studi di Radio DJ è stato un sogno. Poi anche lì c'è un aneddoto divertente, che in realtà la radio non dovevo essere lì, però mi fa... Ascolta, ti scoccia se vieni. Vogliamo sapere. Esatto. Vabbè, okay. Carpe diem, esatto, quindi hai fatto un carpe diem della vita. È stata una figata assurda, perché mi fa, guarda, non c'è la location. Ti scoccia se vieni a Radio DJ a fare l'intervista? Ma perché no? Ma... Bravi. Assolutamente è stato più o meno la mia reazione, ho detto ma guarda, quasi ma guarda, siamo solo di te, sono proprio qua dietro, ci devo pensare. No, infatti subito sono corso queste le due interviste più fighe, secondo che me fatto. Sono le cose più belle, esatto, queste cose, esatto, che succedono. Queste te le porterai per sempre nel cuore, tuo cuore, sì, nel cassettino del tuo cuore, anzi cassettone, sì, direi, esatto, perché comunque sono esperienze quindi, bellissime. Ma quindi il tuo sogno nel cassetto è essere intervistato a Radio Kischeia. Vale. E quindi facciamo la spunta. Fantastico. Ma oh no, io pensavo di mettere la parrucca della Franci. La mia parrucca non l'avrà nessuno. Porca forse Eva. Luca alla fine della vita. Ok. Poi dimmi. Vuoi Non so, una domanda.
Luca, ascolta, dobbiamo farti altre domande perché qui vogliamo sapere. Tanto finché non sono in commissariato puoi farmi tutte le domande infatti, che vuoi. Infatti, prima di tutto c'è Pat nei nostri commenti che dice grande Luca anche lui. Così bella, grazie ragazzi. Prima era così. Io faccio scaricare l'applicazione a tutti, eh. Bravo, infatti dite agli amici di scaricare l'app di Radio Bischeia, TikTok on Air, seguiteci. Che è successo? Cioè ieri ha fatto proprio una storia con TikTok, con Cristiano Ronaldo. Perché ci siamo sentiti, io ero tornato da lavoro e li faccio, non posso fare la storia. Allora ho preso la faccia di Cristiano Ronaldo con l'effetto TikTok e ho detto, mo faccio la storia più trash del mondo. Guardatela perché mi sa che è ancora disponibile sul mio, magari che è più facile, Deborah Fleri. C'è lui che dice, vi aspetto. Esatto. Vi aspetto, sì, è vero. Quindi sono super carico. Dai, dopo li vediamo insieme qualche TikTok che abbiamo salvato nel quelli nostro... non imbarazzanti. Non si dice quella che andiamo a cercare subito qua. Soprattutto quelli imbarazzanti. Okay. Ma Luca, vai. Quale personaggio famoso ti piacerebbe intervistare? Allora, Emma Watson e Shakira, avendo fatto interviste internazionali, punto in basso, sono umile. Quando vieni Barack Obama. È l'unità, secondo me è la prima cosa. Fan di Harry Potter, l'unità è la prima cosa. Assolutamente. Cavolo, è morto Hagrid, però ragazzi. È vero. Che brutta cosa, vabbè. Per Hagrid, assolutamente. Niente. Shakira, poi, ma perché Shakira? Scusate, perché ero innamorato fin da piccolo. In effetti ci sta. Cos'è che ti ha fatto innamorare di Shakira? Scusa. La voce, particolarmente la voce. È molto particolare la voce di Shakira, in effetti. Intanto salutiamo Emma, grande cugino Luca, number one of the interviewers. Yeah! Ciao a tutti, ragazzi. Anzi, ciao a tutti i 17.300 che ci seguono. Ciao ragazzi, un bacione, continuate a seguirci. Ma non abbiamo finito con l'intervista. No, cosa gli vuoi chiedere? Io voglio sapere tutti i contatti, tutto quello che hai sul social, voglio saperlo, così allora, ti segui. Ti spiattelliamo direttamente Radio Kiskeia. Anche la tessera sanitaria posso dire? No, aspetta, vado a prendere. Vai. No, allora, mi trovate su YouTube come Luca Ranzani TV, Luca Ranzani Musica. Okay. E se no sui social TikTok Luca Ranzani TV 1, 2, 3, 4, 5. No, 3, 3, 4, 4, 4. Fatto. Vai a cercarlo. Trovato, okay. Messo. Qui anche YouTube hai detto, sì. Sì, esatto. Ma andiamo a vedere qualche TikTok che sì, abbiamo. Dai, ho paura. Hai paura? No, non ti preoccupare. Non ne devi avere. No, non ti preoccupare, tutto nella norma. È tutto nella Vai Diego, norma. TikTok. Vai avanti. Questa me la ricordo. Eccoci. Oh, ma conosciamo qualcuno di dietro. Sì, qua era l'intervista che abbiamo fatto ad Ivano. Tra l'altro abbiamo bevuto e mangiato patatine. Cioè, prende quell'intervista lì, è stata l'intervista più bella che mi hai fatto. Praticamente è un aperitivo. Sì, praticamente sì, è un'altra intervista, esatto. Un'intervista. Infatti, dopo l'intervista sbiascicava, non vorrei dire. Lo voglio sentire, Diego. Ivano che sbiascica, fateci sentire. Diego, voglio sentire il volume, vai. Vediamo, sentiamo, sentite da casa. Quando intervista Luca Ranzani TV, cioè birra, patatine, cioè. Yeah. Come ospiti con il primo nostro nuovo format. Come ti sei trovato? Benissimo, sto mangiando patatine. Sto mangiando. Ivano è numero uno. Ciao Matteo, ci vediamo presto. Un saluto a Ivano. Grazie, e poi a breve uscirà anche l'intervista. Stay tuned. No, grandissimo, è super simpatico. D'altro ci siamo anche amici ormai, ci siamo conosciuti tramite intervista, abbiamo proprio iniziato un rapporto di amicizia. Bene, bellissime persone, bellissime così persone. Così nasce la vera amicizia, tramite esperienze, tramite tutto quello che ci accomuna. E tramite abbigliamento. Esatto, giusto, diciamo, ma anche quello crea. Questo è il sogno mio, che io me l'ascoltavo quando c'era quella canzone lì, l'ultimo ballo, e poi sono riuscito a farmi autografare il CD mentre facevo l'intervista. Lui per me era Dio quando ero ragazzino, poi ero tutto nell'era yo, che bello, chissà che emozione che hai provato. Sì, una figata. Bello, è molto bello in effetti, caspita. È anche un bel TikTok che dice che è bello realizzare i sogni, quindi tutti quelli che hanno un sogno, non mettetelo nel sacchetto. Non mettetelo nel sacchetto, mi raccomando, perché sennò puzza dopo, ok? Quindi aprite il sacchetto e realizzate i vostri sogni.